Ciao Massimo, 2 febbraio, è giovedì, ma diciamo così che qui la situazione non è proprio delle più belle in Italia, in quanto che la gente non sa più che cosa fare, non sa più dove andare, cioè c'è chi vuole scappare, vuole andare via, vuole espatriare, ma purtroppo non ha i mezzi per farlo. Poi c'è chi lo potrebbe fare. E lo fa fatica perché sai lasciare l'Italia abituato a un certo modo, quindi non se la sento di intraprendere un'altra vita, un'altra avventura. Ma intanto qui la situazione non cambia, anzi, che peggio di così non può, non so dove arriveremo. Comunque sia, diciamo che tu sei laggiù ormai da circa un anno, in aprile fai un anno esatto che sei laggiù. E quindi, diciamo, potresti dare a chi ti ascolta qualche indicazione su come muoversi, cosa fare. Pensiamo a quelli che non hanno fatto il vaccino. Ecco, quelli che non hanno fatto il vaccino, per esempio, come possono fare per uscire dall'Italia? Questa è anche una domanda, perché è abbastanza dura anche in questo senso qua. Quindi bisogna vedere anche quali sono le soluzioni per emigrare un paese come la Tanzania, che mi risulta che chiede solo che l'eventuale straniero che arriva lì dovrebbe avere, ecco, fatto almeno un test anti-Covid, anti-influenzale, insomma, non so se è un tampone o cos'altro esso sia, per avere il benestare di soggiornare e di starsene laggiù. Ecco, quindi terza parola, così tu ci dici un po' com'è la situazione per chi, non essendo vaccinato, vuole scappare dall'Italia. A questo punto lo capisco. E venire là, se questo è possibile, come? La prima parte ho spiegato in sintesi che io sono andato in America non scappando dall'Italia, sono andato in America perché l'America mi dà quelle garanzie in termini di professionalità e di sviluppo del mio lavoro che l'Italia non mi dava, perché le cose non sono i problemi non sono venuti fuori solo col Covid, i problemi ci trasciniamo dall'Italia dagli anni 70 agli anni 80. È sempre stato un casino lavorare in Italia, è inutile far finta di niente. La seconda parte stavo dicendo che io non sono scappato da New York, io sono a un certo punto fatto una ricerca e mi sono detto: ma cosa ritorno a fare in Italia? Casco dalla padella nella brace, allora rimango a New York, ho scoperto la Tanzania e ho deciso di venire in pensione qua. Quindi io non sono mai scappato in vita mia, l'ho detto soltanto questa qui come battuta in un'intervista, credo, con Morrison. Ma vediamo al punto centrale. Tutti coloro che dicono no, no, io sto qui e combatto contro il nemico, in effetti fanno due grossi errori. Il primo è che non sanno e non conoscono il nemico. Forse per conoscere il nemico io un piccolo contributo, cari amici, ve lo posso dare. È scritto nella trilogia, la potete ancora scaricare per 9,99 l'edizione finale corretta, come esattamente come quella sul materiale cartaceo. Io non so che dirvi, se leggete quella sicuramente capite un po' di più chi è il nemico, che per certi aspetti non sono i nostri politici, quelli non contano quasi niente, eh? I nostri nemici sono altrove. Leggete, studiate, documentatevi e poi fate commenti. La seconda cosa fondamentale è quella che quando leggerete la trilogia nel capitolo 3 affronterete un argomento che probabilmente non conoscete, che riguarda l'ente diciamo l'ente che dovrebbe gestire l'Italia, perché tutte le nazioni dovrebbero essere degli enti che gestiscono le cose dei cittadini. Beh, probabilmente, uso il condizionale, l'Italia è una società privata. Se questo è vero, si giustifica al 100%, secondo me, quello che stanno facendo. Probabilmente il consiglio di amministrazione sotto la pressione posso dire, geopolitica, strategica, economica, monetaria, io non lo so, ha preso delle decisioni e a certo livello hanno deciso di utilizzare l'Italia come paese d'avanguardia per portare avanti un certo tipo di discorso. Ma perché hanno scelto l'Italia? Molto semplice, l'Italia è ancora uno dei paesi più ricchi al mondo come depositi bancari.
è il paese più ricco al mondo come bellezze naturali e culturali. Bisogna, geopoliticamente parlando, al centro del Mediterraneo, è una posizione di grande importanza strategica. È un paese in cui purtroppo i cittadini, poi lo vediamo tra poco, non leggono, non si documentano. Non lo so quello che fate in Italia adesso, però sicuramente abbiamo perso, no, un po' tutta questa cultura, tutta questa cosa. Vedetevi, guardatevi, credo che sia su Netflix, la serie dedicata ai medici. Sono tre serie. Guardatevela bene e studiatevela bene. Cercate di capire i rapporti tra i medici e il Vaticano, tutte queste cose, perché in quella serie lì ci sono molte cose vere, spiegano molte cose, ci sono delle dichiarazioni, dicono delle cose estremamente importanti. Quindi, quando rimanete qua per combattere, vi dovete chiedere prima di tutto chi dovete combattere. Dopodiché dovete fare degli approfondimenti vostri, se non credete a me, perché è evidente che se quello che è scritto nel capitolo 3 riguardo alla natura dello Stato italiano è vero, dovete rendere conto che è una battaglia diversa. Perché voi non dovete combattere soltanto contro i politici, come fate tutti i giorni inutilmente. Quelli sono dei burattini messi lì per far perdere tempo. Ma dovete combattere contro le sovrastrutture che io ho spiegato nel libro. E evidentemente è una battaglia persa, perché loro sono uniti da una parte e noi siamo tutti disuniti dall'altra. Quindi io vi voglio far riflettere, quelli che veramente cominciano adesso a mettere insieme un piano B, non lo mettono insieme perché sono tardi, lo mettono insieme perché sentono la responsabilità di dover dare un futuro ai propri figli, ai propri fratelli, alle proprie sorelle, ai propri compagni. Quindi levate dalla testa questa cosa della codardia. Chi non si pone questo problema è un demente, è un coglione, è uno che poverino sta lì e non riesce a contare fino a tre. Scusatemi se sono stato un pochino duro, ma questo è quello che penso. Ognuno dovrebbe avere il sentire il dovere di mettere in salvo la famiglia o di fare il possibile per almeno tentare, almeno terzo. Vado, ci siamo, vero? Posso andare avanti? Sì, vai. Non ti sento, speriamo in bene. Io ci sono. Se c'è qualcosa che non funziona, fammi sapere. Allora, vi faccio vedere adesso questo che è il famoso decreto di Draghi. Si sente, però? Mao, è inutile che tu cominci, ora lo dico della mia esperienza africana, però io come te hai diritto di fare i tuoi commenti, io ho diritto di fare i miei, e io parlo e dico dell'Italia quello che voglio, come hai diritto di dirlo te. E smettila di dire stupidaggini, che hai te più diritti di me? No, assolutamente no. Allora, qui volevo far vedere, fare un commento sul primo luglio, no? Famoso primo luglio, il Green Pass. Draghi sta facendo quello che ha dichiarato, quindi perché noi ce la dobbiamo prendere con Draghi? Draghi l'ha detto subito che avrebbe fatto queste cose qui. Noi casomai ce la dobbiamo prendere con chi gli permette di fare queste cose qui, magari il Presidente della Repubblica e anche molte autorità importanti. Invece non facciamo assolutamente niente. Questa è una tabella che ho trovato. Vado, ci siamo? Ci sei? Sì. Mi sentite? C'è qualcuno? Allora, questa è una tabella che dice le persone, dove le persone leggono di più. Allora vedete che in India si legge circa 10 ore, quasi 11 ore al giorno, e poi giù ci sono l'Atalanta, Cina, Filippine, Egitto, la Cecoslovacchia, e
poi ci sono tutte le altre, man mano si va giù, Russia, Svezia, Francia, Ungheria, Arabia Saudita, Hong Kong, Polonia, e poi si arriva a questa fascia arancione, vedete, in cui c'è la Turchia, la Spagna, il Canada, la Germania, l'America. Questo non mi meraviglia, perché il livello di ignoranza anche in America è stratosferico in certe cose. E l'Italia? In Italia si legge 5 ragioni e sono convinto che si legge Topolino, non si legge neanche cose magari di cultura, di interesse. È uno dei paesi al mondo in cui si vendono meno libri. Ecco, forse questa è la spiegazione del degrado culturale che l'Italia sta affrontando in questo momento. Adesso, Mauro, con tua grande soddisfazione, inizierò a parlare del piano B e del piano C. Siccome molti mi hanno detto, sì, chiedi soldi, ma io non lo so, ma se funziona, se non funziona, non mi è chiaro, tutte queste stupidaggini qua. Io ricordo che quando sono andato in America, ho preparato il programma per spostarmi in America. Sono andato in America, a mie spese, nel 95, nel 96, nel 97, nel 98, a me 15 giorni ogni volta, e nel 99 mi sono spostato con la famiglia. Ora io chiedo 99 euro per avere praticamente tutte le informazioni per venire qua tranquillo, volo, pernottamento, mi occupo tutto io, faccio tutto io per 99 euro. Ora molti mi dicono che è troppo caro. Allora vi dico questo: se è troppo caro, state in Italia, perché non avete la minima idea. Io non posso prendermi la responsabilità di portare persone là che non capiscono l'ABC del buon senso, perché per espatriare ci vuole coraggio, coglioni e soldi. Un po' di soldi ci vogliono sempre. Non ci vogliono i soldi, ora, per una categoria particolare di persone, parliamo, che io vi ho detto nei video precedenti. Che naturalmente, venendo qua, ho capito tante cose. Allora facciamo così: per tagliare la testa al toro, vi dono gratuitamente gran parte del prospetto informativo, ve lo leggo, del piano B, così almeno molti di quelli che non vogliono pagare o che si lamentano che insomma costa troppo avranno un'idea di come funziona. Piano B, prospetto informativo. Questa idea l'esigenza di dare a coloro che hanno capito la situazione che stiamo vivendo e quella che verrà la possibilità di un trasferimento anche per un breve periodo in Tanzania, Zanzibar. Cosa devi studiare bene questo aspetto. Se ti piace e desideri la mia consulenza, effettuerai un'ulteriore donazione via PayPal di 66 euro. Qui non lo dico, ma per ottenere il prospetto informativo di entrambi i piani B e C devono pagare 33 euro. Come prima, 86, dopodiché, interessati, numero di cellulare, mi trovo in Telegram, WhatsApp, cui seguirà un primo colloquio, possibilmente in video, per conoscere i membri del gruppo familiare. Se interessate ad andare avanti, l'area di Zanzibar. Per ottimizzare le visite suggerisco di venire o una settimana, 6 giorni effettivi, o 2 settimane, possibilmente con partenza da lunedì al sabato. Le date saranno comunque decise da me. È richiesto un deposito a forfè come seconda fee di 500 euro, con pagamento del 50% via PayPal. I 500 euro pagati per questo servizio saranno poi sottratti dalla fee di partecipazione, vedi punto B, qualora deciderai di sottoscriverla. Per ulteriore assistenza, la mia fee è di 25 euro all'ora. Ti consiglio la visione della serie dei 6 video dedicati caricati sul mio canale Massimo Michele Guerrieri, intitolata Piano B, vieni via con me. Metto anche il link, approfitto per dire che questo piano B ovviamente non può includere e prevedere tutti i costi e le spese per trovare un lavoro, oppure diciamo mettere insieme un progetto. Leggi quello che ha scritto Come? Emanuele. Lei
ho letto, vabbè, ma leggi. Ho letto. Questo demente, io sarei. No, lascia stare. Ma quella schiera di agenti pagati da Israele per spopolare l'Italia. Ecco, ma vedete, ma ragazzi, no, dai. Vedete, continuate a fare commenti. E voi finirete tutti stracchiati. Ma non esiste una cosa del genere, dai, su, esageriamo, Non si può esagerare con questi commenti qua. Hai capito? Cioè, voi dovreste anche bannare il contributo. No, non si può. Mi dispiace, ma questo qui è inaccettabile. Cioè, è una vergogna anche per il tuo canale, io te lo dico. Perché abbiamo fatto più di 80 video insieme. È la prima volta che sento un commento del genere. Mai successo cosa del genere? Mai successo? Mai? Non si può dire che no, dai, su. Qui c'è da dissento completamente, perché onestamente una cosa del genere è impensabile. Uno può, ma no, dai, non informazioni esiste, a dare informazioni gratuitamente, e così questi qui mi pagano e questo è quello che io ricevo indietro. Ragazzi, fate bene a stare in Italia e a morire in Italia, perché gente come voi qua non ne vogliono. Direi proprio di no. Non si viene lì per essere passivi, è ovvio. Non ce ne vogliono. Non si viene lì per essere passivi. Conosco l'Africa e loro da noi si aspettano tante belle cose, ma non certo andare lì a essere passivi. Ovviamente no. Allora, ma questi sono idioti, ma che passivi? Sono passivi perché la prendono nel culo, sono passivi in quella maniera lì. Direi, infatti, anche questo. Ragazzi, non pensavo stasera di vedere questi scontri. Cioè, onestamente mi dispiace. Dico mi dispiace perché, vabbè, allora qual è la situazione? Allora, parliamoci chiaro, adesso lasciamo stare le polemiche, insomma, cose gratuite. Quello che stavo per dire è questo, cioè qui si vive una situazione in un paese che purtroppo non è più nostro, nel senso, questo paese fin da quando è sorto è stato sempre venduto al migliore offerente. Questo lo dice la storia, ma non la storia che purtroppo non ci fanno studiare, o quella che è censurata. Questo paese è tradito fin dal suo sorgere. È inutile che stiamo qui a negarlo, perché non andremo a nessuna parte se noi non ci rendessimo conto di questo. Pertanto, bisogna essere consapevoli di una cosa importante. Cioè, Massimo Guerriero ha detto che l'Italia è un bellissimo paese, e questo è verissimo. Per me è il più bello che c'è al mondo. Purtroppo gli abitanti che l'abitano non hanno più le palle. Non le hanno più. Addirittura guardate che succede in Parlamento. Trovatevi un deputato che veramente fa qualcosa di serio, più che sbraitare qualcuno, ma non fanno niente, nessuno incita il popolo a fare un'azione, tutti a parole. Sì, Ubaldo, permettimi, scusami. Questo è punto. Mi senti? Sì, ti sento. Ecco, allora, scusami, a questo punto devi fare anche un altro commento e dire... Magari leggendo la trilogia magari si capiscono anche più cose, perché se no si rimane alla critica e non si arriva al punto. Questi ragazzi hanno bisogno di studiare, non hanno imparato niente a scuola, nulla. Non hanno la minima capacità di analisi, leggono ma non capiscono quello che leggono, ascoltano ma non capiscono quello che dico, hanno un livello di attenzione talmente basso che al limite possono capire un fumetto. Capito qual è il problema? Il problema non siamo noi, è la scuola che purtroppo, ecco, è stata, perché io ve lo dico, perché vi dico questa cosa qui? Perché io a scuola ero un asino, non mi è mai piaciuto studiare, però
Se andate a vedere poi quello che hanno fatto i primi della classe, con quello che ho fatto io, capito? Allora poi è cambiato tutto. Perché a me non mi è mai piaciuto studiare. E la scuola mi sono reso conto che era soltanto un grande lavaggio del cervello. Me ne sono reso conto io negli anni, ma subito. E quindi non mi No, ha mai interessato. infatti è vero. Allora, torniamo al piano C, messo insieme per i pensionati e visitatori. Ho chiamato i visitatori perché le disposizioni in vigore in questo momento non permetterebbero voli in Tanzania. Quindi io ho trovato adesso la soluzione, quindi sono già venute 3 persone, quindi la soluzione si trova sempre se c'è un po' di buona volontà. Vediamo in che consiste il piano C. Il piano C nasce come variante al piano B e dà la possibilità a determinate condizioni di trasferirsi anche per un breve periodo in Tanzania, cioè in Tanzania o a Zanzibar, Africa. È possibile richiedere il prospetto informativo del piano C con una donazione via PayPal, qui c'è tutto il pagamento, di 99 € dal sito ambienteaperta.net. Il piano C è ideale per pensionati e per coloro che desiderano visitare il paese. Importante, ascoltate bene. L'età minima sarebbe di 60 anni in Tanzania, no? Per poi dichiarare di essere prende la pensione, andare in pensione. Ma anche a 50, con un buon patrimonio, è possibile ottenere il visto da pensionati anche pur non disponendo di una pensione. Cioè, se uno può dimostrare che ha 100-150 mila euro in banca, oppure anche in altre cose, e si trova la maniera di farli ottenere, perché quello che il governo della Tanzania vuole soldi, no? Quindi sono tutti benvenuti quelli che vengono, basta che uno si possa mantenere e loro non hanno assolutamente problemi. Hanno un visto di 2 anni che si rinnova automaticamente, che costa anche poco, perché costa 550 euro per 2 anni, dollari, scusate, per 2 anni. Per ottimizzare le visite suggerisco di venire o una settimana, 6 giorni effettivi, o 2 settimane, possibilmente con partenza lunedì a sabato, stesso discorso di prima. Le date saranno comunque da decidere con me. Per l'assistenza necessaria sono richiesti 1.000 euro a forfè, con pagamento del 50% via PayPal al momento della prenotazione della settimana di visita e l'altro 50% al tuo arrivo in Tanzania. Questa cifra coprirà approssimativamente 3-4 giorni di consulenza dalle 9 alle 20, per ulteriore assistenza la fee è di $25 all'ora. Per incarico e situazione speciale la fee sarà discussa caso per caso. Tutti i costi per trasporto, hotel, biglietti, ferie, ristoranti, eccetera, per questi 3-4 giorni, saranno a tuo carico ed eventuali anticipi dovranno essere rimborsati. Nel piano C non c'è contratto o obbligo di acquisto di oro con la vesta, che è comunque raccomandato indipendentemente da tutto. Ne parliamo brevemente dopo. Il piano C può essere convertito nel B in qualsiasi momento. Poi qui rimetto i link dove possono vedere i video, eccetera, eccetera. Quindi in questo che l'impegno, questo che ci siamo, prevede l'acquisto dell'oro di vesta per garanzia, eccetera, eccetera. Il piano C è più semplice, che basta che uno abbia, dimostri che abbia l'INPS oppure abbia diciamo di 100, 150 o oltre 1.000 euro e diciamo è possibile con queste condizioni ottenere il visto come pensionato di 2 anni che è praticamente automaticamente rinnovabile i 2 anni successivi, perché a quel punto il soggetto è già nel computer e quindi il grosso è fatto. Allora, ora devo mandare un messaggio forte e chiaro agli investitori italiani, quelli che sono bene o male, che sono stati grandi, medie e piccole negli ultimi 30-40 anni e che sono comunque ancora vogliosi di fare qualche cosa.
Allora, ascoltate bene quello che vi dico, eh? Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Scordatevi che si ritorni alla normalità di 2 anni fa. Voi, gli imprenditori, come facevate prima, no, non lo farete più, non li farete più. Avete dei soldi. Se siete nella cacca, dovete forse svendere qualcosa per pagare. Quindi tutto il discorso e l'analisi che vi invito a fare in questo momento è il seguente: vi dovete chiedere, avrete una famiglia, avrete dei figli, avrete anche delle responsabilità, no? A un certo punto. Ma mi è conveniente, è salutare continuare a vivere in questo paese, oppure anche a buon senso è giusto creare un piano che ci permette, qualora sia necessario a malincuore, di lasciare il paese e liberarsi da tutti questi obblighi, da tutte queste stupidità, ancora in Italia, al 15-20%, che sono milionarie. Ma venite qua! Ma cosa cazzo ci state a fare in Italia? Vi rovinerete la vita se io questo messaggio, ovviamente, è per i non vaccinati. Però anche se uno è vaccinato, qui ci sono anche delle persone italiane vaccinate. Io non discrimino sulle vaccinate e non vaccinate, perché le mi riguarda se sono tutti italiani, ma anche se è un tedesco, se è un francese, stessa cosa. Non si può fare una discriminazione se uno in particolare mi contatta come ha bisogno di aiuto per venire qua, ma non ci penso nemmeno a fare una cosa del genere. Ma vi dovete porre queste domande. È inutile stare dietro a quelli che vi vendono la vita felice, che tutto finisce tra poco. Non finirà assolutamente niente. Io ve lo dico, questa cosa andrà avanti almeno fino al 2025. Per loro ammissione, se leggete il libro, c'è scritto, non per mia idea. Quindi, chi ha soldi, io vi posso, e soprattutto i cinquantenni, quelli che hanno 50 anni, cioè quel segmento di cui abbiamo visto prima, e che sono obbligati a fare la vaccinazione, se hanno qualche soldo in tasca, mi contattino, li garantisco che possono ottenere il visto per 2 anni, venire qua tranquilli per un certo periodo, hanno soldi che qui gli permetteranno di vivere come Pascià per tutta la vita. Poi, se le cose migliorano, naturalmente anch'io tornerei volentieri in Italia. Io avevo previsto di tornare in Italia, in pensione, di tornare in Italia, ma che c'è da fare in Italia? Io poi non le sopporto tutte queste stupidaggini, anche per il lavoro che ho fatto. L'Italia purtroppo è un paese fallito e finito. Ve lo dovete mettere in testa. Mi dispiace, ma questa è la verità. Quindi questo è un messaggio forte e chiaro ai cinquantenni, a coloro che non vogliono fare le vaccinazioni, hanno compiuto 50 anni. Guardate che poi vengono e vi vengono a prelevare a casa, eh? Peccato nel capitolo 1. Il dottor Deve l'ha detto chiaro. Non avete speranza. Prima o poi vi vengono e vi acciuffano. Quindi meglio starsene tranquilli al mare, vi comprate una bella villetta, io ne ho già selezionate diverse, vi mettete lì al mare, vi comprate la cantina, fate tutta la stessa vita che avete fatto in Italia, anziché farla là, la fate qua. Quindi non c'è assolutamente niente, soprattutto se avete qualche soldo in tasca. Ecco, questo secondo me significa avere coglioni, non stare lì e lottare, tutte belle parole, che cosa cazzo fate poi per lottare? Non fate assolutamente niente, fate dei commenti stupidi e non avete la minima idea di chi dovete lottare. Vado, ci siamo, ho finito. Va bene, Mauro, Massimo. No, purtroppo, cioè, la verità è che, come dici tu, l'Italia è un paese fallito, ma io questo lo sto dicendo da un sacco di tempo.
E che lo sto dicendo appunto, questo paese ce l'hanno tolto. Qui c'è ancora gente in Italia, sono troppi, purtroppo troppi, che ancora dorme sulla neve sognando che i porci volano. E questo è guaio, e questo arriva, ma questo succede da troppo tempo ormai, da troppi decenni, come minimo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In italiano vive una situazione irreale, una situazione, cioè vive su una terra che gliel'hanno fregata, gliel'hanno rubata, e non lo vuole capire. L'italiano purtroppo, cosa vuoi? Pensa di andare, che qualcuno che gli, a cui lui mette una crocetta su un pezzo di carta ogni 3 o 2 o 3 anni, se non si fa prima o poco dopo, e lo manda a Roma e pensa che questo tipo gli potrebbe risolvere il problema. Invece non risolve un merito cavolo, quel tipo lì fa soltanto i cavolacci suoi con 20.000 euro al mese. E noi, e tu che lo voti, la prendiamo in saccoccia. Questo è il punto. Purtroppo questa è la realtà di fatto. È una questione che fin quando non ci sarà consapevolezza di ciò che è l'Italia e delle situazioni in cui ci troviamo, qui è inutile. La situazione in cui si vive è da incubo, è aberrante a dir poco. La situazione è veramente grave, ma pochi lo capiscono, pochissimi lo capiscono. Poi capisco anche che molti hanno qui i loro affetti, i loro interessi, quindi andare via così, insomma, non è una cosa semplice, specialmente per quelli che hanno, diciamo, da 50 anni in su. Capisco andare all'estero, andare via e ripare da capo tutto e tutto il resto, non è una cosa semplice che uno fa. Io per esempio, se dovessi andare all'estero, per me, non, diciamo, se a me non andasse nei paesi in cui so che mi troverei bene, diciamo, lo farei pure. Non è che non lo vorrei fare. Ma d'altra parte c'è una situazione che io purtroppo per tanti motivi non mi posso muovere. E anche questo deve mettere in conto. E così anche da casa tanti avranno più o meno questo stesso mio problema. La questione è che noi non siamo capaci di unirci e di fare tutt'uno una lotta come si deve. Per esempio, guardate un po' che è successo in Canada. Ecco, guardate lì. Quelli hanno fatto qualcosa che noi qui in Italia ce la sogniamo. Noi al massimo che può succedere e di sbraitare, andare in piazza, 4 chiacchiere, qualcuno che parla. Loro lo sanno che siamo pecoroni, ci lasciano fare, ci lasciano dire, perché sanno benissimo che non facciamo nulla. E quindi niente, perché abbiamo paura di lottare, questo è il punto. Ma se tutti insieme si lottasse veramente come si deve, allora sì che le cose cambierebbero. Ma così no, così non si può, mai si cambierà. Qui abbiamo qualche deputato, qualcuno, ma tipo la Cunha, tipo Paragone, ma sono piccoli uccelli isolati, insomma, non possono parlare a qualche migliaia di persone, decine di migliaia di persone, ma niente di più né di meno. Quindi non arriveremo a ben nulla se noi da noi non ci uniamo e facciamo veramente qualcosa. Stavi dicendo appunto che la sua, cioè che non c'è, se non c'è consapevolezza di andare, di lasciare, che l'Italia ormai è un paese fallito, purtroppo è vero. Ascolta, scusami, hai sentito quando ho parlato delle note di viaggio? Sì, ho sentito. Sì, dopo che allora stavo parlando del fatto che le regolamentazioni tra la Tanzania e Zanzibar sono diverse, no? Sono simili ma sono diverse. Allora sto facendo uno studio con questo studio di consulenza piuttosto grosso, che mi costerà, pago io, che mi costerà anche una certa cifra, perché ci devo naturalmente studiare, devo capire bene, conosco molto poco di queste cose. E quindi in settimana li devo vedere e gli chiederò di farmi una comparazione tra le regolamentazioni e quelle di Zanzibar, così quando gli amici dall'Italia vengono, io li proporrò, a seconda di quello che cercano, di quello che vogliono fare, una soluzione o l'altra. Per esempio, queste sono cose che io faccio a spese mie. Ora, ma veniamo al punto centrale di tutto. Si prospetta una crisi economica molto più perché non a girare intorno ai problemi. Vedete, questa è la borsa, no? A 35.000
domanda ancora 35.000. Nel massimo boom, ricordo ai tempi di Clinton, quando sono arrivato io in America, poi c'è stato Bush, vabbè, le cose sono cambiate. La borsa era, se non mi sbaglio, intorno a 17, 16, 15, era in piena produzione al 100%. Ora, con tutti i problemi che abbiamo avuto e che abbiamo ancora, ha raddoppiato, più che raddoppiato il valore, e io dovrei credere che questi numeri sono numeri reali. No, si è creata ancora l'ennesima bolla finanziaria che, quando scoppia, farà un botto incredibile. Qual è la soluzione a questo problema? La soluzione a questo problema, che è comunque indipendente dal discorso piano B o piano C, è quello di investire in oro, perché l'oro è l'unica vera moneta esistente. Io lavoro con Aovesta. Perché lavoro con Aovesta? Perché Aovesta è l'unico istituto che mi fa un certo servizio per me e per i miei clienti. Quindi tutti coloro che sono interessati a diversificare gli investimenti o l'asset patrimonio che hanno, mi possono sicuramente contattare. La consulenza sull'oro è gratuita, poi li faccio parlare con la gente che è intervenuta anche dalla commissione, e vi faccio vedere anche questa tabellina qui. Da questa tabellina qui potete vedere che negli ultimi 12 anni, cioè dal 2000, l'oro è cresciuto 5 volte. Qual è stato l'altro investimento? Senza tasse, senza oneri, senza IVA, senza niente, perché sull'oro non ci sono tasse. Sull'oro ci sono tasse se si porta l'oro qua in Africa, ma se no non ci sono tasse. Va bene? Allora, perché io suggerisco queste cose qui? Suggerisco di comprare oro, compratelo dove volete. Per piccole monetine potete rivolgervi a rivenditori locali. Se comprate le monetine non ce l'ha Aovesta, però se avete bisogno dell'oro, loro hanno i lingottini, che sono questi qui, che sono praticamente equivalenti. Questo è oro fino al 99.99%, certificato da questa azienda qui che si chiama Eraus, che è l'azienda numero uno di certificazione nel mondo. Vi ricordo in chiusura che potete ancora scaricare la trilogia sul Nuovo Ordine Mondiale formato ebook, questa qui, la vedete, eccola qua, i libri sono questi, per 9,99 euro, sito menteaperta.net, eccolo qua, il materiale cartaceo è a disposizione, potete richiedere a me, faccio un bello sconto, oppure di Milano, che è il mio distributore. Io chiudo qui per quello che mi riguarda, se non ci sono domande, vedo che voi naturalmente, chi interviene nei commenti, invece di fare domande al relatore, si fanno i commenti tra loro, non c'è da fare niente sta gente, viene qui, si collega, si fa, parla delle cose, non interessa assolutamente niente ascoltare quello che dico io, niente, assolutamente nulla, ma è anche proprio una cosa sfacciata, c'è proprio un livello di maleducazione nella gente, soprattutto in Italia, devo dire, che è qualcosa di incredibile. Ma cosa mangiate la mattina a colazione? Pane e cattiveria? Cosa vi danno la mattina a colazione? Se cominciate anche voi a essere tutti grassi, sapete, i grassi inutili, li chiamano gli useless eaters, li chiamano. I grassi inutili, sì, e vi faranno fuori tutti. Esatto. Questo il dottor Candelia ve l'ha detto chiaro, però voi continuate a fare questi commenti e grosso modo. C'è una domanda intelligente tra queste qui? L'hai ne letta una? Un commento un po' intelligente che si può... No, ma commenti, sì.
non ci sono domande proprio per dottor Guerrieri che... non crede di esagerare, i piani di lor signori sono quelli, ma non sembra che stiano andando in porto, e vedrai Eraclite, te ne accorgerai nella fine 2022-2023, se ne riparlerà quando attiveranno il 5G, vai. Non avete capito un cazzo di niente di quello che sta succedendo, io non so più come dirvelo, dovete studiare di più e guardare meno la televisione che vi dice un sacco di anni che ci vede. Non lo so, ma studiate, leggete di più. Guarda, richiedetemela alla trilogia, ve la mando gratis. Ma porca puttana, leggete qualcosa di intelligente. Qualcuno che vi dice cose intelligenti su cui dovete ragionare. Non questi quattro intrattenitori che ho fatto. Guarda, ho fatto il video con Cristiano, il secondo gatekeeper. Ti ricordi? Il primo si è fatto insieme. Ho fatto un secondo che è disponibile già sul mio canale. Ascoltatelo. Avete a che fare con tutti con degli intrattenitori che non vi insegnano niente, che non vi dicono niente. Sono ammaestrati apposta e pagati apposta per intrattenervi. Io non so più come dirvelo. Guarda, batti un colpo. Ci sei? Sono qua io, ascolto. Ho finito. Io lascerò l'indirizzo di Massimo, che vuole scrive e poi se qualcuno vuole andare laggiù, benissimo. Io ho prenotazioni fino a fine di marzo. Cioè, io non posso prendere nessuno. La prima credo settimana libera, e dopo è la terza e la quarta settimana di aprile. Per cui se viene tutta la gente che deve venire, io sarò occupato fino a giugno. Cioè, non è che uno dice via, chiamiamo quelli sbagliati, poi magari. Io questa gente qui non ne voglio neanche che mi chiami, non deve neanche spendere un soldo. Io voglio gente determinata coi coglioni, se no qua non ce la porto. Voglio essere chiaro, ve l'ho già detto tante volte. Se uno comincia a traccheggiare, non lo so, magari una fina cosa, io non mi dispiace, voi dovete avere in tasca i soldi in base a quello che mi contattate e mi dite: Massimo, io ho questi soldi e voglio fare questo, mi dà una mano per farlo? Io vi dico sì o no. Se no, perdete a quattro persone, no, giravano intorno, sì, va bene, però bisogna vedere. Ma che bisogna vedere? Deve vedere niente. Siete già fuori tempo massimo. Vi dovete svegliare. Dai. Non so più come dirvelo. Questo sì. Vabbè. Allora Massimo, adesso devo chiudere qui. Via, ci sentiamo e alla prossima. Grazie a tutti e buona serata.